Il nostro lavoro è dedicato ad Adriano Bianchi, partigiano che, come tanti della sua generazione, ha combattuto contro la barbarie neopagana per la riconquista dei diritti umani primordiali, valori che non mutano con lo scendere della sera e col cambiare delle stagioni. Così ci immaginiamo noi, nel nostro piccolo, combattenti per costruire un mondo dove sviluppo e ambiente possano crescere in pace senza farsi la guerra. Le ragazze e i ragazzi della quarta classe. Due amici, Marco e Sara, si danno appuntamento al Parco delle Querce, a Seveso, nella zona della Brianza, Lombardia, come sono soliti fare ogni giorno. A Sara viene in mente la storia che l'aveva raccontato sua nonna riguardante un disastro industriale avvenuto proprio in quella zona 45 anni prima, nel 1976. Proprio qui vicino dove siamo noi ora, Marco, 45 anni fa si era diffusa una nube tossica in tutto il cielo, una nuvola di diossina. Questa era stata sprigionata da un reattore della fabbrica Ifmesa. Un killer silenzioso, invisibile, che si posava sui terreni e causava l'avvelenamento e la morte di tutti gli animali delle campagne. In seguito colpì persino i bambini. Infatti mia nonna ebbe per sempre il volto sfregiato dalla cloracne, una malattia causata dal triclorofenolo. Vero, anche mio nonno più tardi se l'era beccato, poveretto. Purtroppo la popolazione era tenuta all'oscuro da ciò che accadeva e persino i medici non sapevano come occuparsene. Tutto questo solo perché certi operatori non avevano rispettato le procedure operative prescritte. Ma io dico, cavolo, fate il vostro compito e portate a casa lo stipendio senza creare troppi casini. Sara, devi pensare che non è totalmente colpa loro se non erano stati preparati adeguatamente. Ai tempi la sicurezza non era una priorità. Sì, hai ragione Marco, infatti sono gli errori degli uomini a causare danni all'ambiente circostante. E questo di Seveso non è l'unico sbaglio commesso nel corso degli anni a discapito della natura. Sara e Marco decidono di sedersi su una panchina. A proposito di disastri ambientali, ricordo di aver studiato a scuola che nel 1906 a Casale Monferrato era stata aperta una ditta per l'estrazione dell'amianto, per la produzione dell'Eternit, un materiale per la costruzione di edifici. E quindi? Cosa c'è di male? L'avranno utilizzato per costruire nuovi quartieri. Ed è proprio qua che arriva la catastrofe. Solo nel 1960, quindi ben 54 anni dopo, si scoprì che la polvere di amianto è una sostanza altamente tossica all'organismo e che provoca quindi un tumore maligno con periodo di incubazione di 30 anni. Ma il fatto peggiore fu che, nonostante questa scoperta, la fabbrica continuò la sua produzione fino al 1986 e si stima che, non solo tra gli operai ma anche tra chi abitava nella zona, le morti ammontino a più di 2000 persone. E anche stavolta sono morte delle vite per cause antropiche. Non c'è mai stato abbastanza controllo sulle aziende altamente inquinanti. È una magra consolazione, ma dopo l'incidente di Seveso qualcosa in meglio è cambiato, per fortuna, a livello di leggi e di istituzioni. Ora c'è una direttiva europea che impone il controllo di parametri specifici e chiede controlli in tutte le fasi dell'organizzazione industriale. Meno male che col passare del tempo siamo diventati tutti più sensibili alla difesa dell'ambiente e al rispetto del pianeta che sarà dei nostri figli. Vero, vero. Ma sai che io non sono troppo ottimista. Secondo me ancora oggi in Italia, in tutta Italia, ci sono delle grandi problematiche dal punto di vista della sicurezza ambientale. Come darti torto, Sara. A parer mio, la criticità principale in Italia è la vicinanza delle industrie ai centri abitati. Già, per non parlare di tutti i terreni, le campagne, estremamente vicino alle fabbriche. Se ci penso, la verdura e la frutta di quelle serre sono sulle nostre tavole tutti i giorni. Come è capitato a Seveso, le grandi fabbriche potenzialmente inquinanti sono vicine a città e paesi che vivono di agricoltura e magari anche di turismo. Sì, esatto. Tutto è concentrato in poco spazio. Questo può amplificare gli effetti del disastro ambientale. È per questo che in futuro bisogna puntare tutto sulla sicurezza e sulla prevenzione. Vicino a loro c'è un gruppetto di bambini. È importante che i ragazzi come noi e anche i bambini sentano come un dovere di difendere l'ambiente dallo sfruttamento selvaggio fatto solo per i soldi. Infatti proprio oggi ne abbiamo parlato a scuola e ho scoperto che proprio in questi mesi sono stati migliorati, adattati all'attualità, gli articoli 9 e 41 della Costituzione. La Costituzione serve proprio a dare delle regole chiare e non a permettere che ci siano delle zone, tra virgolette, grigie, di furbetti e impuniti. Vediamo, sì. Qui sul CEL leggo. Articolo 9. La Repubblica promuove non solo lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica, ma integra anche la tutela dell'ambiente, delle biodiversità e degli ecosistemi. Interessante. Ma infatti proprio per l'interesse delle future generazioni, come questi bambini seduti di fianco a noi. Ma come si mette in pratica ciò che è scritto nella Costituzione? Cosa fa lo Stato di concreto? Cosa fa lo Stato per noi?
E per l'ambiente? E per la natura? Beh, partendo da lontano, l'Europa chiede a tutti i paesi dell'Unione Europea di avere la medesima organizzazione. Nel nostro paese, infatti, il principale ente di controllo ambientale è l'ARPA, di cui ogni regione ha il proprio. Quindi ci sono 20 ARPA in Italia? Come le regioni? Ma no, ragazzi! Sul CEL Wikipedia ci informa che le ARPA sono 19, più le due ARPA delle province autonome di Trento e Bolzano, e tutte insieme compongono il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. Questo tipo di agenzie controllano la qualità dell'aria che respirate, delle acque, del suolo e molto altro ancora. Dovremmo proprio ringraziarvi, vogliono il nostro bene. I bambini corrono via tra gli alberi del parco. Marco, guardare questi bambini mi ha fatto pensare al loro futuro, ma anche al nostro. Sì, Sara, ci stavo pensando anch'io. Lo sviluppo economico e l'ambiente devono vivere in pace senza farsi la guerra. Parliamo tanto noi, Marco, ma siamo i primi che spesso sbagliamo a gettare la lattina di coca per strada ignorando la differenziata. È vero. Se tutti ci impegnassimo a fare la raccolta differenziata, le discariche diminuirebbero. Io sul telefono ho un'app che se inquadri l'oggetto da buttare ti dice il cestino in cui va indirizzato. Dovrei scaricarlo anch'io, è interessante. Vabbè, almeno io mi impegno a comprare meno prodotti plastici possibili, sostituendoli a quelli in cartone. Io purtroppo sono praticamente dipendente dalla plastica, ma sono sicura che se ci fosse un'app che mi aiutasse riuscirei anch'io. Ma infatti penso proprio che il futuro vada in questa direzione. Attraverso le app e i siti appositi, noi cittadini dovremmo poter avere tutte le informazioni necessarie possibili in tempo reale, per sapere se ci sono emergenze, se ci sono criticità nel nostro territorio e anche come dobbiamo affrontarle. Beh, c'è già quella dell'ARPA, che riferisce in tempo reale, ad esempio, eventi meteorologici eventualmente pericolosi e come procedere in sicurezza. Immagino un futuro così, in cui grazie ad internet ci sia la possibilità di avere una comunicazione chiara, diretta tra cittadini, istituzioni e attività economiche per il rispetto dell'ambiente in cui si vive tutti insieme. Le app sicuramente aiutano tantissimo, ma tutto deve partire da noi. Siamo tutti noi i primi che dobbiamo impegnarci nei piccoli gesti di ogni giorno. Forza Marco, mettiamoci al lavoro, c'è tanto da realizzare. Thank you.